Eder. Mech. Pallister. Dopo le prime ipotesi sulle dichiarazioni rilasciate da Luis da Silva durante l'interrogatorio sull'omicidio di Pierina Paganelli, per il quale è l'unico indagato, arrivano le prime notizie. Uscito dalla procura di Rimini non ha risposto alle domande dei giornalisti. Al suo posto, aveva preso parola la consulente Roberta Bruzzone in presenza dell'avvocato Riario Fabbri. Tutto bene, sto bene, si è limitato poi a dire il metalmeccanico 34enne. Ma cosa ha detto agli inquirenti? Luis da Silva avrebbe ripercorso i fatti del 3 e del 4 ottobre 2023, rispettivamente il giorno in cui Pierina Paganelli è stata uccisa e la mattina in cui il suo corpo è stato ritrovato. Il 3 ottobre Luis avrebbe fatto una breve visita a Manuela Bianchi per parlare con il fratello Loris di alcuni ricambi per la moto. Il giorno prima, infatti, da Silva aveva avuto un incidente con lo scooter e per questo motivo era ferito e dolorante. Alle 19.45 sarebbe sceso nel garage per prendere il cibo per i gatti per poi fare ritorno nel suo appartamento senza più uscire di casa fino all'indomani mattina. Da Silva, dunque, avrebbe negato di essere la persona immortalata non claudicante alle 19.30, dalla videocamera di sorveglianza di una farmacia. Tanto meno quella notata mentre gettava la spazzatura nei cassonetti sotto la palazzina alle 22.20. L'indomani mattina, quindi, è sceso nel garage quando Manuela Bianchi lo ha chiamato dopo aver trovato il corpo di Pierina Paganelli. Luis da Silva ha ammesso di aver toccato il cadavere, ma solamente sul collo e sul polso, mai nella bocca né sulle zone interessate da sangue. Soprattutto non nelle parti intime in cui l'assassino ha lacerato gli slip della vittima. Ma è andata bene, abbiamo molto lavoro da fare, lo faremo con responsabilità, condividendo l'operato con tutti i consulenti di parte, siamo tanti esperti, io sono convinto che faremo un buon lavoro. Saremo l'11 luglio, dobbiamo valutare quali lo stato di conservazione dei reperti, valutare quali sono i reperti che dovremo sottoporre ad indagine che sono stati stabiliti oggi e poi decidere insieme il protocollo analitico, estrapolare il profilo genetico eventualmente presente ed attribuire. Di fatto sono operazioni, diciamo, tradizionali da questo punto di vista, non c'è nulla di anomalo, nulla di particolare. Sui tempi è molto difficile esprimersi perché ovviamente dipenderà non soltanto dal tipo di analisi che dovremmo fare ma anche dai risultati. Vi sono dei risultati che necessitano di conferme, quindi di estensioni analitiche, altri meno, quindi questo lo vedremo in corso d'opera. Okay. Il DNA ha bisogno di più tempo. Ci concentreremo su tutti i reperti, noi non daremo maggiore attenzione ad uno rispetto ad un altro perché sarebbe un errore analitico e tecnico. Abbiamo chiesto 3 mesi e spero di fare in tempo. A Roma, presso il laboratorio di genetica forense dell'Università di Tor Vergata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.